Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Promel, l'azienda fiorentina che con la Conta Dividi è diventata sempre più famosa sia nel settore del vending che in quella del gaming, non solo in Italia ma anche e soprattutto nei paesi europei. Ci troviamo in compagnia di Federico Bissarini, col quale finalmente dopo 4 anni riprendiamo la nostra, i nostri incontri con un grande abbraccio che abbiamo fatto appena ci siamo visti di persona, finalmente, nuovamente qui a Catania. È il tuo turno, bentornato. Grazie, lo sai che quando sono venuto qui a Catania gli organizzatori mi parlavano della fiera dell'anno scorso, in realtà l'anno scorso era il 2019 e nel mezzo c'è stato di tutto, ma ecco, stiamo ripartendo. Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti ormai qui nuovamente e con grandissimo piacere. Noi ci troviamo in una posizione al centro della quale si trova quello che è il nuovo ritrovato proposto dalla Promel al mercato della distribuzione automatica. Abbiamo detto poco fa, quando ho iniziato a parlare della Conta Dividi, che è una macchina che ha rivoluzionato questo settore. Non ho detto che però tutto si sta rimpicciolendo man mano che passano gli anni e si sta rimpicciolendo piano piano anche la Conta Dividi, non per funzioni, perché anzi ha aumentato addirittura il numero di funzioni a disposizione. Oggi con il modello a 8 tubi e quello a 5 tubi, che è proprio quello che è posto fra me e te, state invadendo il mercato, voi perché è un modello assolutamente efficiente, ma soprattutto perché ha un costo assolutamente sostenibile. Beh, è stata un'idea quella di mutuare per il mercato italiano un prodotto che era già esistente nel mercato francese e spagnolo soprattutto. 5 uscite nella versione che 10 anni fa era in commercio, quindi con lo scivolo manuale, che però ha trovato una sua vita nel mondo soprattutto dell'autolavaggio, delle lavanderie, quelle realtà in cui i 5 centesimi sono utilizzati ma non in grande quantità. Allora abbiamo pensato che potesse essere una buona idea proporre questa versione a 5 uscite a piccole realtà che magari non hanno un grande volume di 5 monete da 5 centesimi e che non vogliono esagerare con l'investimento. E da qui è nata la 501A, qui vediamo la versione con il caricamento automatico che ha davvero riscosso un bel riscontro presso il mondo vending e di cui siamo veramente soddisfatti. È una macchina assolutamente maneggevole che, non dimentichiamo, non ha solo una alimentazione a rete a 220 volts ma addirittura dispone di una batteria che io ho erroneamente chiamato batteria tampone quando tu me ne hai parlato prima in fase di presentazione di questo modello, prima appunto dell'intervista. In realtà è comodissima per tutti coloro che hanno la necessità di fare della contazione in esterno. È così? È così. Abbiamo voluto realizzare questo che è un pacco batterie da installare nella macchina. Si monta integrandolo nella macchina e rende un'autonomia di qualcosa di più di un'ora di funzionamento ininterrotto. Questo però consente intanto di tenere in carica un secondo pacco batterie per chi veramente ha molto molto lavoro, ma un'ora di funzionamento ininterrotto si parla davvero di un volume importante di monete da contare, quindi riteniamo che sia un buon taglio, compatto, affidabile e che soprattutto non altera le caratteristiche della macchina, tanto che noi non abbiamo dovuto intervenire sul progetto e tanto che questo battery pack si può adottare anche su tutte le macchine già in commercio, già in circolazione, prodotte a partire dal 2014. Quindi chi è interessato a dotare la propria macchina del battery pack non deve far altro che mandare presso il nostro service, che oltre alla controllata generale di routine farà anche l'installazione del battery pack.
Prima di fornire un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per richiedere maggiori informazioni, entrare in contatto con te o con qualcun altro dell'ufficio commerciale, vogliamo dire qual è il costo di listino di questo gioiello che si trova appunto fra di noi? Il prezzo di listino di questa versione, nella versione base senza stampante, è 1799 euro, più IVA ovviamente. A questo si può aggiungere la stampante per chi ne ha bisogno, c'è il modulo Bluetooth per interagire con i più grossi gestionali in circolazione in Italia. E poi abbiamo detto anche del battery pack, quindi ci sono ottimi margini per ampliare la dotazione della macchina. Ecco, e allora questa interazione cerchiamo di realizzarla fornendo un indirizzo di posta elettronica per poter fare in modo che coloro che sono all'altra parte e che desiderano entrare in contatto con voi possano scrivere senza alcun impegno, chiedere maggiori informazioni e magari instaurare questo rapporto commerciale con la Promel. Magari vederla anche dal vivo. Semplicissimo, la conta dividi @promel.it. E allora grazie Federico, io proseguo in questo giro itinerante, in questa fiera che ha visto incontrare nuovamente sia me che i tanti amici che sono qui, sono presenti a Catania nell'edizione 2023 di Expo Vendisud, che è saltata per 4 anni, per cui c'è tanta roba che sta succedendo, tante novità che sono presentate addirittura in contemporanea nello stesso stand, tanti amici che nel frattempo stanno venendo e si stanno anche un po' meravigliando del numero di cose viste in questa occasione. Grazie Federico, noi ci rivediamo nel 2024 a Venditalia. A presto e grazie a te Fabio.